Il free climbing è la ragione di esistere di Riley. Pensate che gli appassionati arrivano da tutto il mondo per arrampicare insieme in questo paesaggio insolito perché unisce l'arrampicata al mare. Qui ci sono numerose scuole che insegnano ad arrampicare ai praticanti anche a partire dal livello di principiante e ci sono ben 100 percorsi diversi, cioè queste pareti calcaree offrono quindi 100 vie diverse per poter salire fino in cima. Vediamo cosa abbiamo trovato. Ecco che si vedono bene i costoni di roccia dove si fa free climbing. Purtroppo sta piovendo. Pazienza. Proviamo ad addentrarci nel verde lì che c'è una stradina secondaria, si può entrare e andare nell'altra parte dell'isola. C'è la scalinata naturale. Impresa passare di qua. Siamo in mezzo alla vegetazione e diventa più ripido. Questo è il percorso appena fatto. Adesso si ridiscende e dovremo sbucare dall'altra parte dell'isola. Qui intorno è tutta vegetazione naturale, chiaramente. E qua si vedono proprio i segni dei ganci delle cordate. E più in fondo c'è il mare, l'altra spiaggia. Ci sono dei ganci anche lì. Lì c'è già la strada fatta e forse se abbiamo fortuna vediamo qualcuno che si arrampica, perché vedo che c'è lì una guida. Eccoci arrivati alla seconda spiaggia. Ormai l'acqua si è tutta ritirata. Ah, es que él va clavando los picos y todo, ¿eh? No, 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 simplemente sta. Ah, va. Ecco un free climber che sta tentando la salita. No, no, no. Está muy mal. Te tienes que ir muy para allá. Se escapa. Pero eso es lo que hago yo de barranquismo igual, y aunque vayamos hacia abajo, es que siempre sube la gente. Ten en cuenta, ahora mismo hay ahí ya 7 metros, ¿eh? 7, 8 metros. Yo lo que fijo es cómo ven donde van, no lo entiendo. Porque esta.
está, está explorado ya y tiene puestos los... ¡Wow! Caduto. Si no se llega a enganchar ahí, una pequeña puerta se mete. Sí. Torniamo all'albergo. Poi vado a prendere la long tail boat e torno a Daonang alla base. Bar, specchio, e la cosa più bella è questo terrazzo grandissimo. Siamo in un bellissimo e rinomato ristorante che è su una collina sopra un hang. In fondo c'è il mare ed è qui è molto conosciuto, anche se i prezzi sono un po' sopra la media. C'è la cucina vista.
Questa è la scalinata d'accesso. E qua ci sono tutte le cucine. Le musiche che sentite sono natalizie, ovviamente, perché domani è la vigilia di Natale. Infatti anche i camerieri hanno il cappellino da Babbo Natale. Questa è la cucina. Ci sono dei profumi buonissimi, in particolare il pesce si sente veramente tanto. Ho chiesto, ci hanno dato il permesso di filmare. La cucina a vista. Mamma, guardate che piattini e che presentazione. Questo è granchio. E questi sono gli involtini con crema di frutta locale loro. Pad Thai, che soltanto a guardarlo fa venire l'acquolina. C'è lime, polpa di granchio e uno scampo aperto gigante. Wow! E poi vabbè, è servito benissimo. E qua invece abbiamo il riso Thai, più semplice, però sempre ben servito, con seafood. Correggo, queste sono noccioline tritate. Questa è la raspberry cheesecake, presentata divinamente. E queste sono le banane fritte, che qua è un classico con il gelato al coconut. Questo è il locale sotto. È tutta una, sembra una galleria d'arte moderna, splendida. Il soffitto è fatto tutto con delle bottiglie di birra. Queste sono state fatte con le lattine. È meraviglioso, sembra davvero, sì, davvero una galleria d'arte moderna. Questa con i tappi. Di qua si accede a questo piccolo giardinetto. Qua ci sono i bagni.
quella è un'altra terrazza. Qui c'è il bagno delle ladies. E qui il bagno degli uomini. Molto curati anche gli arredi. Io penso, ho viaggiato tanto, ma penso di non aver mai visto un ristorante così particolare e così curato per quanto riguarda il design. È splendido. Peccato che la telecamera non rende giustizia. Sono salita di soppiatto su di sopra, questo è l'ultimo piano ed è tutto preparato. Io sono innamorata di questo posto, cioè innamorata, cioè dovreste vedere che cos'è, al di là che si mangia benissimo, al di là della vista, ma veramente è un insieme di stili ed elementi di design. Guardate anche questa colata di vernice fatta volutamente, questa lampada poggiata sulla prua di una nave. È impossibile riprendere tutto e avere una visione d'insieme di tutto quanto, bisognerebbe vederlo coi propri occhi. Qui la terrazza prosegue, dà ancora di più sull'esterno, sul dehors, e qua c'è la vista del mare. Ora è tardi, quindi non si riesce a vedere. Comunque si sentono le rane gracchiare. Stupendo, davvero.